Matta, la pezzi che ci volava da così bella. Faceva una pezzi che ci volava. Alla lasagna alta così, mio nonno doveva salire sulla sedia per tagliare. Mo, già mi fa manca uno spaghetto e poi ne raggiunge l'organo. Meno male che... Allora, ti introduco nel mio discorso, perché lui sennò... Allora, fai così. Allora, fai lei. Pio, l'emancipazione si sta ammazzando, Pio! Secondo fai lei, vieni, deficiente, allora... Amedeo, metodo Stanislavski, entra nel personaggio, così non dici più... Che devo fare? Fai lei. Io, a me che cosa è successo? Finisco il racconto. Vabbè, prendi questa volta, mi sono un attimino appoggiato dopo la prima. Poi gli ho detto... Ah, certo, ti appoggi dopo la prima. Certo che d'accordo, questa è un'altra cosa, fammi dire stato fammi dire stato. Allora, tutte le donne, aprite, emancipate, che c'è la pressione, ci mettete addosso i rapporti. Allora, l'uomo, o ve lo spiego come siamo fatti noi, dopo la prima botta deve dormire. Non date esigenti, capito? Lasciateci stare. Durante ci potete chiedere quello che volete. Tutto. Stai là, amore, mi compri le tende, sì. Cambiamo la televisione, va pure, si porti in vacanza, a Brasile, va pure, va bene. Le tende? Ti tende, sì. Con che femmine stai? Chiedono tutto. Le tende. Poi finiamo, entriamo subito. In età, come se ci danno una botta sulle orecchie, come i conigli. Sveniamo noi. Veniamo e sveniamo. Spegniamo, come se ci tolgono le batterie o dove comando, accasciate, lasciateci là, non ci premete, andate via, nessuno vi cercherà dopo. Fai lei, metodo Stanislavski, entra nel personaggio. Anna raggiunge l'orgasmo, non ci posso pensare, dove arriveremo? Ma che dove arriveremo, che è una cosa normalissima. Dove arriveremo? Fai lei. Entra nel personaggio. Che devo fare? Metodo Stanislavski. Lei se n'era andata alla finestra a fumare, no? Ah, fumo. Fumano. Fumano, le emancipate. Fumano quella merda, l'alcol, la sigaretta elettronica. Che sa di loffa al broccoletto. Che vi fumate, cazzo! Fammi lì, le emancipate. Andiamo a fumare! Vabbè, normalissimo. L'unica cosa che faceva fumare mia nonna era la pendola a pressione, lo figlio di Dio! Quella faceva fumare! Fai lei. Andiamo a fumare! E così va! A fare le lenticchie! Metodo Stanislavski. Diventa lei. Sì. Fai lei. Entra nel personaggio. Anche io! Io? Ma diventa la giugno. Ho questo ermafrodito. Io a un certo punto sono arrivato, no? Sì, io però... Che cosa? Appoggiato. Hai capito? Io non ti appoggiato, ho sentito proprio la puntina tua del giradischi. Mi sfidi il pantalone, Pio. Sei lei che... Entra nel personaggio, lei, vai, metodo Stanislavski, io a un certo punto... Anche io ti ritorno, ci sono a casa. Con questo mini... Oh, è stato fermo! È da zic! Ma che cazzo? Allora, il metodo Stanislavski, ognuno entra nel personaggio suo. Qua vuoi entrare nel mio personaggio, mi sa. Allora, senti il tuo personaggio tu. Hai capito? Fumo di spalle, tanto il fumo e ce l'ho stesso. Anche io. A un certo punto ho detto... Io. Qua me la devo giocare con una frase d'effetto, sono arrivato da dire niente. Aspetta. Mentre stavo così, tutto... Nudo? Sì, certo. Stavi tutto nudo? Sì. Conato, mi è venuto il conato, quindi peccato che la conosci. Vabbè, stavo così. Mamma mia, agitavi il portachiavi. Gli ho detto, frase ad effetto. Laura, e che ti pensi che la giostra è finita, Laura? Agitandolo? Certo. E tu, te che ancora 300 di puta cata. Ma fai i complimenti per la frase straordinaria, veramente bella, ricercata, romanticissima. Beh, e poi? Vedo che la gente apprezza. Sì. E da là poi, seconda, terza, quarta. Ma perché dici così? Ma che dici? Che stavi con me tu, scusa? Ma dico no, perché non ti conosco. Perché? Il problema tu non dice solo tu, ce l'hanno tutto qua. Quale problema? Dopo i 30 anni ce l'abbiamo tutti. La seconda è una chimera, è una... Ma ancora questo fontana. Che l'uomo deve dormire. Asco! Ma dopo i 30 anni asco! Certo, secondo me un po'. Un po' l'ho fatto, è chiaro che l'ho fatto, perché no? Ma che dici? Allora ve lo spiego in termini tecnici, sennò questo poi parte per la tangente, è difficile fermare. Allora prendo tra la prima e la seconda, cioè tra il primo rapporto, c'è un periodo che si chiama periodo refrattario.